A Borgo Marino Sud c'è aria di festa. Sono stati affidati i lavori di riqualificazione dei due edifici che sono il simbolo del quartiere storico di Pescara. Palazzi rovinati dal tempo, ma molto decorosi, che parlano di chi abita in questi quasi 8.000 metri quadrati. 5 milioni di euro finanziati con il PNRR. I lavori dovranno terminare entro 540 giorni. Consiste nel miglioramento sismico delle due strutture, quella alla mia destra e alla mia sinistra, e poi anche l'efficientamento energetico con sostituzione di caldaie, infissi, cappotto, poi ci sarà l'impianto fotovoltaico e anche il solare termico. Non solo, ma ci saranno fatti anche degli ascensori per abbattere le barriere architettoniche, ascensori che saranno rivestiti in pareti di alluminio. È un bel progetto anche a livello visivo che riqualificherà in maniera sostanziale questa zona. Il progetto di Borgo Marino Sud è stato premiato alla Biennale di Venezia. La collaborazione ha dimostrato che porta i suoi frutti. Noi ormai con l'ATER, con la quale c'è sinergia, collaboriamo, vediamo le situazioni difficili che ci sono. Qui parliamo di case di loro proprietà, ma di case che hanno una storia, ma vanno anche ristrutturate, riqualificate. La zona, proprio perché è storica, ancora di più merita un'attenzione importante che però l'ATER, devo dire, con grande professionalità è riuscita e riuscirà a dare. E proprio in questo quartiere l'amministrazione Mascio ha voluto installare dei totem per non perdere un pezzetto di storia di quel pescato giornaliero delle paranze che veniva venduto al mercato ittico. Dopo tanti anni, questo quartiere con questa riqualificazione di questi edifici a noi ci fa solamente piacere, anche perché è un posto storico alle porte del porto turistico della Grande Pescara e noi siamo felicissimi, speriamo che vada tutto bene. È che oltre a questo ci saranno anche delle altre, diciamo, modifiche belle anche per quanto riguarda questi edifici antichi di Pescara, perché questi sono antichi, sono patrimonio storico. Contenta tu? Sì, tantissimo, molto, contentissima perché era il sogno dei nostri genitori. Adesso ci siamo noi e noi siamo felici. Grazie. Non si sente un rumore, mo è bel lago dell'aria. Stanotte nuovo splendore.